Ciao a tutti amici, benvenuti in questo mio nuovo video. Oggi vi farò vedere il mio nuovo automodello. Vabbè, proprio nuovo non è, scusate la luce, proprio nuovo non è. In pratica è stato fermo per 20 anni circa. E si tratta di una buggy ed è la mitica futura della Mantua Model. L'ho riportata in sesto, non mi pare non abbia mai girato. Sembrerebbe che provenga da una collezione di quelle che si vendevano in edicola per potersi costruire il proprio automodello, se non erro, può darsi pure che mi sbaglio, così mi è stato detto. E niente, ne sono venuto in possesso, eccola qui, la mitica futura, che non ha mai girato. E in pratica ho recuperato tutto, ho solo sostituito due cuscinetti che erano ossidati, non si muovevano, e però purtroppo non ho trovato il motore originale, cioè il Force dell'OPS, quello che montava la Mantua standard, però quello con la versione dotata di testata piccola, perché successivamente negli inizi anni 2000 questi tipi di motori montavano una testata più grossa per poter raffreddare meglio il motore. Io ce l'ho, è da riparare, quindi non l'ho installato. Nel mio parco motori ho trovato un SH21 che funziona ancora benissimo. La mammetta è una Mantua Model Leifra, naturalmente questo modello montava quella antecedente, quella un po' più datata come marmitta. Niente, per quelli come me sono ricordi da bambino, degli automodelli che usavamo quando eravamo ragazzini, insomma, negli anni 90. E quindi è stato un onore per me portarlo in sesto, per quel poco che c'era da fare. E adesso possiamo vederla all'opera. Oggi l'erbetta qui al campo è un po' alta, vediamo un po' dove girare, se giriamo un po' sull'asfalto oppure sull'erbetta, vediamo un po'. E niente, che dirvi, eccola qui la mitica Mantua Model, la buggy futura. Questa, anche se c'è scritto XS, ma è la versione base, quindi con il telaio 2.5 mm e i differenziali in plastica, che comunque devo dire, ho anche un'altra Mantua, devo dire che fanno bene il loro lavoro, non si sono mai rotti a quell'altra Mantua che ho. Spero che non si rompano anche a questa. E vediamo come va. Non vi nascondo che prossimamente vorrei dotarla di differenziali metallici, quindi coppia conica in metallo, corpo in metallo, cioè quelli insomma della versione XS, il telaio da 3 mm e qualche altra sciccheria in più. Adesso l'abbiamo portata in vita di nuovo, diciamo così, per fare una battuta. Eccola qui ragazzi, naturalmente questo motore è dotato di strappino, però questo automodello si può avviare anche con la cassetta. E quale miglior modo di mettere in moto questo automodello con la cassetta originale della Mantua, e non manca nemmeno quella. Sono un vintage, un RC vintage. Eccola qui ragazzi, la mitica cassetta della Mantua Model. E niente, per quelli come me che amano il vintage, i modelli della nostra infanzia, quelli della Mantua Model, questo video vi piacerà. Niente, ci vediamo più tardi. A dopo, così state insieme a me nel mettere in moto questo automodello e farlo girare per la prima volta, finalmente per la prima volta. Ciao, a dopo ragazzi. Sì, abbiamo messo in moto la futura, deve ancora essere affinata la carburazione. Eccola qui, la prima volta che gira dopo 25 anni circa.
l'erba è alta, non possiamo girare sulla pista, la stabilità è micidiale, ragazzi. E corre, corre. È stabilissima, non si capotta per niente, guardate la curva. È stabilissima, Ho visto il cappotto. Poi ce l'ha così. Non voglio. Ragazzi, sembra stabile. Devo solo catturare la mente. Chissà come si comporta sui salti. È patente. Fitta va, Valio. Cammino, Mario. Bella macchinina. Alla Mantua. Adatto. Dopo 25 anni. Ehi, si aspetta, va bene. Dopo 25 anni ha preso il volo. Ora la proviamo meglio. Con la Mantua Model, la mitica futura.